Scene da film con attori e attrici famose nel video d'arte di Christian Marclay all'Arsenale di Venezia, 54esima Biennale. L'invenzione artistica non è nel sapiente montaggio, nell'accortezza con cui sono stati mixati suoni, musiche e canali audio, ma nella capacità di segnare il tempo reale, sullo schermo come sull'orologio che si porta al polso, con effetto spiazzante per lo spettatore. Il film di Marclay dura infatti 24 ore, un'intera giornata, e minuto dopo minuto lo schermo indica lo scorrere del tempo. The Clock si intitola quest'opera, Leone d'Oro 2011. Golden Lion for the best artist at the Illuminations exhibitions goes to Christian Marclay. Christian Marclay è un californiano del 1955, è cresciuto in Svizzera e il meritatissimo premio veneziano ha suscitato non poche ironie relative al fatto che in un evento sponsorizzato dalla Swatch, diretto dalla curatrice elvetica Bice Kuriger, era pressoché inevitabile che Venezia premiasse The Clock, ovvero l'orologio di Marclay. Ma ironia a parte, Christian Marclay fa un'attenta esplorazione del fenomeno temporale, ci suggerisce riflessioni su quella cosa inevitabile e inafferrabile che è il passare del tempo. The board of the Biennale, enthusiastically following the suggestion of the director of visual arts, has assigned two golden lions for lifetime achievements. The first golden lion goes to Franz Best. A due grandi dell'arte sono andati i leoni alla carriera. L'austriaco Franz West, questo signore minuto di 64 anni, ha realizzato uno dei quattro parapadiglioni, ricostruzione sembra molto fedele della sua cucina. Le opere dei suoi amici artisti compaiono ora sui muri esterni della struttura veneziana. Golden Lion for lifetime achievement to Sturtevant. L'altro leone alla carriera è andato a Sturtevant. Questa signora dall'aspetto sbarazzino è del 1930, è americana dell'Ohio e da sempre ama sbeffeggiare il lavoro dei colleghi maschi, da Man Ray a Marcel Duchamp. Davanti al padiglione americano staziona rovesciato un carro armato, opera firmata dagli artisti Jennifer Allora e Guillermo Cazzadiglia. Un carro armato vero, spedito dall'Inghilterra, del peso di 60 tonnellate, capovolto. Sulla sommità i due artisti hanno installato un tapis roulant e tutte le mattine un loro incaricato lo usa per almeno un'ora. L'opera intende suggerire imbarazzo agli americani, ha scritto un autorevole critico d'arte statunitense. Critiche antimilitariste, forse con un po' di ritardo, ora negli anni della presidenza di Barack Obama. A proposito di guerra, di ribellione, di rinascita, di libertà dei popoli, il padiglione Egitto ospita l'ultima opera di Ahmed Bazioni, artista del Cairo, morto mentre riprendeva in piazza Tahrir la rivolta contro il regime di Hosni Mubarak, ex presidente ora alla sbarra, processato dalla sua stessa gente. Bazioni è morto in quei giorni, il 28 gennaio 2011, ucciso da un proiettile sparato dalla polizia per sedare la popolazione ribelle. Questo è il suo ultimo lavoro.
sulla vita e sulla morte, sul caso e la sorte, le forze superiori che condizionano il destino umano, si interroga il francese Christian Boltanski, classe 1944, che con quest'opera rappresenta il suo paese ai giardini della Biennale. Un complesso intreccio di tubi e una rotativa rumorosissima sempre in funzione trasportano foto di neonati. A fianco si compongono immagini di volti di adulti, mentre in altre sale uno schermo luminoso indica sia il numero reale delle nascite sia quello dei decessi nel mondo. Chance si intitola questa installazione. E dopo tante critiche sul Padiglione Italia, curato da Vittorio Sgarbi, critiche tutte condivisibili, pensiamo meritevole di segnalazione invece il suo aver presentato qui alla Biennale parte del Museo della Mafia, da lui stesso voluto a Salemi, in Sicilia, cittadina dove è stato eletto sindaco. Tra prime pagine di giornali storici come L'Ora di Palermo e di altri quotidiani nazionali si recupera la memoria dei disastri provocati dalla criminalità organizzata. Stragi mafiose che hanno cambiato la storia del nostro paese, come l'uccisione dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.